finisce con una sconfitta dopo un tempo supplementare il big match dell'ottava giornata di ritorno per l'Amen Scuola Basket Arezzo sul campo della Sibe Prato. Gli Amaranto, nonostante una prova maiuscola, non riescono a strappare i due punti e in classifica vengono raggiunti al primo posto sia dal CMC Carrara che da San Vincenzo, entrambe vittoriose rispettivamente contro Meloria Livorno e Audax Carrara. La partita inizia con un Amen frizzante. Grazie a un propositivo Gramaccio, la squadra di coach Delia conduce trovando qualche punto di vantaggio 12-21 prima che una tripla di Fontani fissi sul 17-21 il primo parziale. Prato è implacabile al tiro dai tre punti, saranno ben 9 le triple lanieri nei primi 20 minuti di gioco, punendo spesso la difesa Amaranto allo scadere dei 24 secondi. Sono Corsi e Pinna in questa fase ad essere incisivi a rimbalzo in attacco e a ribaltare l'inerzia della gara. Al rientro dagli spogliatoi arriva il momento più difficile per il quintetto aretino. Prato infatti accelera portandosi fino alla doppia cifra di vantaggio, 53-43. La riscossa dell'Amen è guidata da due triple di Cutini e un canestro di Castelli che riportano a meno 2 Arezzo prima della tripla allo scadere del quarto di Staino, che ridà fiato alla propria squadra. L'ultimo quarto, un susseguirsi di emozioni, una tripla di Castelli combinata con i punti dentro l'area di Giommetti valgono il sorpasso Amen. I padroni di casa rimangono aggrappati alla gara con i punti e rimbalzi offensivi di Pinna. Purtroppo la sbaglia imprecisa ai liberi e così servono due azioni difensive impeccabili per rimettere in parità il match. Nella prima Giommetti, che prima stoppa un lanciato Pinna a canestro prima di realizzare i due punti del pareggio in un'autentica battaglia sotto canestro. Nella seconda i padroni di casa non riescono a trovare allo scadere il tiro per la vittoria. Nel supplementare l'inizio dell'Amen incoraggiante, Gramaccia va a canestro per l'80-78, Prato sembra in difficoltà non riuscendo a trovare alternative al tiro dalla lunga distanza. Purtroppo però gli Amaranto non concretizzano in attacco, perdendo palloni che ridanno fiducia ai padroni di casa. Smec e Marchini segnano i canestri del sorpasso che valgono la vittoria perché la SBA non riesce più a segnare. Dalla lunetta Corsi e Staino fissano il punteggio sull'85-80 per Prato, che si conferma squadra in salute e lanciata verso i playoff dopo il recupero dei tanti giocatori infortunati. Per l'Amen uscita tra gli applausi del pubblico di casa, una prestazione non premiata dai due punti ma molto positiva, da dove gli Amaranto dovranno ripartire per affrontare con determinazione la fase finale della stagione. Domenica al Palasport Estra arriverà Pescia e sarà un'altra battaglia.